Fortunato quel paese che nel giro di pochi mesi vede due dei suoi più importanti intellettuali scrivere dei libri che vengono a toccare uno dei temi fondanti della cultura dell'Europa, la religione monoteista. Mi riferisco ovviamente alla Francia e mi riferisco a Michel Houellebecq ed Emmanuel Carrère, l'uno lo scrittore di Sottomissione, l'altro che ha scritto invece Il Regno, due libri che sono stati recentemente anche pubblicati in Italia. Editore Bompiani, quello di Houellebecq, editore Adelphi, quello di Carrère. Nel suo libro Il Regno, Emmanuel Carrère, con la sua solita grandissima intelligenza, mista di ironia, e con l'unico lato negativo del suo ego smisurato, viene a raccontarci come il cristianesimo sia diventato, da una sorta di religione appartenente a pochi, l'asse portante, la costituzione fondante dell'Europa e dell'Occidente. Carrère ricostruisce la storia di quegli uomini che hanno fatto la religione cristiana e nel ricostruirla ricostruisce anche la forza di questa religione. La sua non è la scelta del credente, la sua non è l'analisi del cattolico inveterato o infervorato, la sua è l'analisi di un uomo che ha creduto e che adesso forse non crede più, anzi, come dice lui lucidamente, non riesce più a credere, ma che nello stesso tempo, nell'analizzare il cristianesimo, il portato delle parole di Cristo, vede l'esempio che il cristianesimo deve dare all'uomo e si basa su una cosa fondante, il fatto che Cristo dica alla base della vita dell'uomo, alla base dei suoi comportamenti, che deve essere la carità, vale a dire il compito dello Stato, il compito delle istituzioni, il compito degli uomini deve essere quello di comprendere gli altri, le esigenze degli altri, i bisogni degli altri. E nessun'altra religione, nessun'altra grande filosofia ha avuto questa forza. E questo, ripercorrendo la vita di Paolo piuttosto che la vita di Luca, sembra essere il grande filo rosso che ha portato avanti per più di 2000 anni la storia della religione cristiana.